un omino con le ruote. Il mito del campionissimo, il corridore più veloce dell'epoca d'oro del ciclismo, rivive in questi giorni e fino al 31 ottobre nella sala Zanardelli al Vittoriano di Roma, con una mostra intitolata Fausto Coppi il campionissimo, che ne celebra le gioie e i dolori a 50 anni dalla sua morte. C'è la maglia azzurra della Bianchi, quella rosa del Giro del 40, il casco indossato al Vigorelli nel 42 nella prova per conquistare il record mondiale e la sua bici da pista. E ancora lettere di fan, ritagli di giornali e tantissime foto. Divise in 5 sezioni cronologiche, l'esposizione raccoglie reperti dai più autorevoli collezionisti, dal Museo di Novi Ligure, da Casa Coppi di Castellania, dalla Gazzetta dello Sport, Raiteche e Cinecittà Luce. Un viaggio tutto in volata, nelle sue indimenticabili vittorie e in qualche amara sconfitta, passando attraverso la sua amicizia con Gino Bartali e il suo amore contrastato con la Dama Bianca, fino a quei tragici titoli che, sconvolgendo l'Italia e tutto il mondo del ciclismo, ne annunciavano la morte per malaria. Viene così narrata una storia esemplare, quella di un ragazzo di origini semplici, nato in un piccolo paese dell'Italia settentrionale, diventato presto il simbolo di uno sport vissuto con passione e senza trucchi, un eroe italiano profondamente umano nei suoi momenti difficili e nelle sue passioni. Ancora.